quindicesima edizione del Premio Nazionale di Poesia nelle Lingue d'Italia, Ischitella Pietro Giannone. Ringraziamo la Banda Azzurra per il suo intervento e il coro che è alle mie spalle, formato dal coro Canticorum Jubilo di Ischitella, diretto dal maestro Castelluccia, e dal coro stasera di San Nicandro, diretto dalla maestra Manduzio, ed è il coro Stefano Manduzio. Un applauso per noi. In questa serata intendiamo per adesso inizialmente salutare le autorità presenti, in particolare il subcommissario Trino Maffei del comune di Ischitella, e salutiamo e ringraziamo il don Francesco Agricola per la sua collaborazione alla riuscita di questa serata. Salutiamo inoltre i membri della giuria del premio: il professor Rino Caputo, Manuel Cohen, Vincenzo Luciani, che è anche il direttore artistico della serata, Giuseppe Massara, Marcello Teodonio, sono assenti e si scusano di non poter essere presenti, Ombretta Ciurnelli e Cosma Siani. Naturalmente salutiamo i poeti vincitori della 13ª edizione del premio Ischitella Pietro Giannone 2016, qui presenti: Nadia Mogini, un applauso, Dino Trattamento e Paolo Stefano. Vogliamo ricordare due poeti che ci hanno lasciato da poco, e innamorati entrambi di Ischitella. Ci riferiamo innanzitutto a Giovanni Nadiani, vincitore della prima edizione del premio Ischitella Pietro Giannone del 2004 e terzo classificato nel 2015, e al poeta Ettore Baraldi, marito della poetessa Lia Cucconi, entrambi poeti in dialetto emiliano di Carpi. Ettore, che si era classificato terzo nel 2004 e quarto nel 2005 al nostro premio, poi aveva partecipato al reading del 2006 insieme con la moglie Lia. Nadiani e Baraldi sono presenti con loro bellissimi testi dedicati al nostro paese nel libro 43 poeti per Ischitella, che è in distribuzione stasera qui a Ischitella al prezzo scontato di 10 euro, e che è stato presentato nella serata di ieri a Foce Varano. Vogliamo ricordare Giovanni Nadiani ed Ettore Baraldi con alcuni testi che indegnamente leggerò io, essendo romagnola di origine. Di Giovanni Nadiani, nonostante, prima in italiano. Da 40 anni e più ormai, a volte ancora ci svegliamo il cuore in subbuglio da un altro mondo. La pioggia gorgoglia nelle grondaie di ruggine, oppure la luna piena a riderci in faccia per la nostra mente è indifferente. La parabola che non viene, l'esame di maturità da sostenere insieme un'altra volta con la prof di matematica, a farci un ghigno in faccia, a dirci scansafatiche. Forse è stato proprio per questo che il nostro stomaco ha ribaltato il destino. Ci ha condannato ad amare ciò che facciamo giorno per giorno, per trovare l'equazione alla soluzione di non essere mai sazi di provare ad incontrare gli altri nell'imparare, e con gli altri, per me vecchio ormai un altro mondo, condividere in ogni istante quelle briciole di bello che ci rende uomini insieme. In Bacont. Da quarantena ormai e più, dal volti ancora sdistan e cor che batamel, da un etar mond, la piova che la incontra in Tegargos dal dossi Dresna, sino la luna pina rida sta fassa, in la nostra testa le precise. La parabola clan van brisa, l'esame maturité da dare in sé un'altra volta con la prof matematica, a fes la gnegna des la leggera. Forse le stai proprio par quest, che la nostra stomaca l'arbuté di star. Usa condannare le ban a quel che ha fasate per te, per trovare l'equazione alla soluzione, non aver mai a sé provare ad incontrare chieter in imparare. E con chieter, per noi vecchi ormai un etermon, spartir tutti i momenti che al bris di bea che sfasciano in sé. Questo è la grande. Di Baraldi. Tempi. Tempo. E quel tempo, che è ovunque, anche a Ischitella, ora seconda dopo mezzodì. Il sole stanco si riposa, siede sopra la riva dei pensieri, scioglie il suo calore di fronte alle pietre della piazza, dentro i sentieri dei cimiteri, è come sceso un silenzio del mondo sopra le case, la stanchezza degli alberi che non muovono più nemmeno le foglie, anche se pure spira una briciola d'aria. In quest'ora tutto matura, anche
Le cal time che le partout, anche schitella, tu urdo mesde, al sol stuf, a zaspunsa, a sed sora la riva di pensier, a sdesfalso calor, in faccia al predi della piazza, dai tre sentir dal cimiteri. Le mengiusò al silenzio dal mondo sopra al ca, la stufisia di Eibar, chi muove gnan più al foi, anche se appena espira una brisla d'aria, e instora tot us fa madur la vita. Ecco, scusate. Benvenuti a tutti i presenti qui intervenuti in occasione della cerimonia di assegnazione ufficiale della 13ª edizione del Premio Nazionale di Poesia nei Dialetti d'Italia 2016, città di Schitella, Pietro Giannone. Io sono Trinio Maffei e sono il subcommissario straordinario. Attraverso la mia presenza porgo i saluti del commissario straordinario, dottor Giuseppe Vivola, viceprefetto della prefettura di Foggia. E attualmente ci stiamo occupando della gestione provvisoria del comune di Schitella, quindi fungiamo un po' da traghettatori. Innanzitutto devo ringraziare gli organizzatori per il gentile invito, perché mi hanno dato la possibilità di rispolverare dalla soffitta dei miei ricordi scolastici la figura del grande filosofo di Schitella, Pietro Giannone. Pensate, stamattina ho dato un passaggio a un sacerdote e quindi mi diceva: cosa fai oggi? E ho detto appunto che sarei venuto qui, e lui è un preside in pensione ed è anche professore in filosofia, quindi. Eppure mi ha detto Pietro Giannone, nonostante io abbia insegnato per oltre 40 anni, non lo conosco molto bene, quindi. Ecco, alla fine, anche parlando con c'era un giudice, un medico, e mi sono reso conto che poi magari se non ci sono queste occasioni noi festeggiamo, sì, cioè, ricordiamo la memoria, però poi non conosciamo, ecco, dei personaggi, e queste sono occasioni per ricordarli. Con il commissario abbiamo colto con vivissimo piacere questo invito di carattere culturale. Riteniamo che i premi hanno sempre un fascino particolare. Chi gratifica lo fa con compiacimento, con fierezza e onore, e chi riceve corona una meritata aspirazione. Insomma, la premialità è sempre fonte di grande soddisfazione ed orgoglio. Attraverso questa manifestazione la città di Schitella si proietta sullo scenario nazionale in veste di comunità attiva con le sue tradizioni, contribuendo alla crescita sociale e culturale. Gli schitellani intendono mantenere viva la memoria del loro amato concittadino, grande filosofo, storico e scrittore politico Pietro Giannone, indiscusso faro ed esponente di spicco dell'illuminismo italiano. Questo premio suggestivo, in quanto è molto suggestivo in quanto con esso diamo voce e si confrontano le lingue locali in Italia. E per questo ringrazio e saluto calorosamente tutti i poeti che ci hanno onorato della loro partecipazione. Molti ritengono che il dialetto sia una forma corrotta della lingua italiana, è considerato il dialetto una lingua stantia, a volte volgare, ed invece è meritevole di grande apprezzamento, perché costituisce uno dei patrimoni culturali e sociali di maggior contenuto umano. Potrebbe apparire rozzo, sgradevole, ed invece è un vero e proprio distintivo, è quel timbro di voce che ti identifica, perché è sempre con te, ovunque tu vada. È un compagno di viaggio, te lo porti in giro per il mondo, ti riporta alle origini della tua terra. Sì, è una maniglia che ti riaggancia alle proprie radici e quindi ai lontani ricordi, alla memoria storica e alle vibranti emozioni vissute. Non posso non pensare ai migranti degli anni 60, quando partivano per il nord o all'estero con poca roba, in una valigia di cartone, con il cuore pieno di speranza
e con la propria inseparabile lingua dialettale. Dico sempre che conoscenza significa appartenenza e appartenenza significa tutelare quell'identità storica, quei valori profondi che albergano nel nostro animo e che prendono sempre forma e voce. I premi a cosa servono? A non perderci nell'indistinto abitare dei luoghi. Ci invitano a fermare almeno per un po' il frenetico ritmo della nostra vita moderna, tecnologica, e poi servono a tenere viva la memoria di grandi uomini che sono passati su questa terra ed hanno lasciato un'impronta indelebile del proprio talento, delle proprie doti, come Pietro Giannone. In sostanza, i premi ci stimolano a riflettere se siamo ancora capaci ad ascoltare le vibrazioni del cuore. Solo di recente la scuola ha rivisto le proprie concetture ed ha aperto le porte delle sue aule al dialetto, e si assiste a questo approccio fin dalle prime classi, perché si stimola negli scolari l'apprendimento a nuove lingue. Si è capito che la scuola è la vera fucina capace di raccogliere e forgiare il passato nei suoi valori più reali e trasfonderli al futuro. Il nostro auspicio è che grazie al dialetto nasca nelle nuove generazioni la curiosità e l'amore per la storia del territorio e della cultura locale, così da formare una cittadinanza consapevole e più orgogliosa delle proprie radici, che possa misurarsi con culture più lontane e più diverse. I poeti, gli scrittori, gli artisti in genere, a mio avviso, posseggono nel proprio animo un marchio indelebile, che è quello del profondo amore per l'arte, per il sublime. Sono indubbiamente delle persone speciali che hanno la capacità di staccarsi dalla materia e mettersi al servizio della cultura. Auguro a tutti gli amanti dell'arte ogni bene e che i vostri cuori non smettano mai di pulsare passione per l'arte della poesia, e che possano trasmettere a tutte le generazioni sempre nuove e vibranti emozioni. Vi ringrazio per la gentile attenzione.